Procreate è un'applicazione per iPad che ha spopolato tantissimo negli ultimi anni perché riesce a replicare quasi perfettamente l'esperienza del disegno su carta. Sono infatti tantissimi gli artisti che hanno scelto Procreate per le loro creazioni, anche come sostituto della tavoletta grafica, perché rappresenta un software molto potente, versatile, facile da usare e soprattutto, visto le dimensioni ridotte dell'iPad, è facilmente trasportabile praticamente ovunque. Da qualche giorno Procreate ha reso disponibile un nuovo aggiornamento, il 5.2, che è veramente pieno di cose interessantissime e nuove opzioni, un sacco fighe. Io le ho provate un po' e adesso vi spiegherò quali sono le mie preferite e come funzionano. Non scenderò troppo nei dettagli perché veramente verrebbe un video troppo lungo. Però se vi interessa qualcosa in particolare fatemelo sapere e proverò a fare un video specificatamente su quell'argomento. Senza perdere altro tempo, queste sono le novità di Procreate. Iniziamo dai modelli 3D, che sono forse la modifica più interessante della nuova versione di Procreate. Per scaricarli andate su l'icona della chiave inglese, help, punto interrogativo, what's new, e cliccate qua per scaricarli su model pack. Io li ho già scaricati, eccoli qua, che belli, eh? Vediamo in cosa consiste questa nuova opzione di Procreate. Allora, come potete vedere, abbiamo modelli 3D che si muovono proprio nello spazio, fantastici. Con un dito li possiamo far ruotare, vedete, il dito diventa tipo il punto di rotazione. E con due dita possiamo zoomare avanti e indietro. Vediamo come fare a colorare, a disegnare su questi modelli 3D. Allora, intanto io posso selezionare le varie parti facendo doppio clic, vedete che si illuminano di blu. Se seleziono una parte, indovinate un po', mi farà disegnare sulla parte che ho selezionato. Attenzione, solo nella parte visibile del modello, ok? Quindi mettiamo caso che io volessi disegnare su, ah, quello sporcato, disegnare sulla linguetta, io posso benissimo disegnare sulla linguetta. Mettiamo caso che voglio selezionare più parti nel mio modello, tengo premuto questo pulsante qui e seleziono. E adesso potrò disegnare, ups, potrò disegnare su tutto il mio modello 3D, cioè sulle parti selezionate. Posso anche inserire un file, una foto sul mio modello 3D, selezionando la parte che mi interessa e andando a cliccare su Inserta foto, per esempio. E voilà, eccola qua, la posso muovere su tutto il mio modello 3D. Su Advanced posso avere l'opzione più avanzata, usare questo cerchio per ruotarla, per diciamo strecciarla come mi pare e piace. Sempre però solo sull'area che vedo, ok? Posso anche inserire una foto sul modello 2D. Quindi vado sempre a selezionare la parte che mi interessa, 3D, Show 3, 2D Texture, e vado a inserire la mia foto. E voilà, ad esempio. Vediamo come è venuto. Ed eccola qua, che è inserita sulla mia lattina, bellissima. Se non mi piace il colore di background, posso anche decidere di creare un nuovo livello. Vedete, i livelli funzionano, hanno sempre fatto. Io adesso sono dentro la lattina, ecco. Ho creato un nuovo livello, lo porto sotto all'immagine che ho inserito. Seleziono un colore che mi interessa, ad esempio questo, e vado a riempire il mio sfondo con quel colore, ad esempio.
E voilà, guardate che bella, abbiamo una lattina. Ovviamente posso anche portare la mia immagine su tutta la lattina, insomma, puoi fare veramente quello che ti pare. Adesso vi voglio fare vedere un'altra funzione super super carina che hanno aggiunto per i modelli 3D. Quindi andiamo sui pennelli, scegliamo un pennello tipo penna tecnica, andiamo su materiali, ok, e vedete che abbiamo metallic e roughness. Andiamo su, ad esempio, su metallic e vedete che possiamo cambiare la mount, vedi, non metallic, metallic, mettiamolo abbastanza alto. E poi c'è roughness, che vedete qui, se lo metto al minimo appare glossy, se lo metto al massimo appare matte. Quindi proviamo glossy, done, scegliamo un bel colore aranciato, dorato. Adesso se io vado ad esempio a disegnare qualcosa sul mio disegno, sulla mia lattina, guardate che bello, cioè, non so se si vede, è super realistico, bellissimo secondo me. Io personalmente adoro questa nuova funzione, cioè, che sballo, è bellissimo. E possiamo anche decidere di cambiare le luci, cambiare il tipo di ambientazione andando su modello 3D, Edit Lighting and Environment. Vedete, posso delle luci, posso cambiare la posizione, cambiare il colore, l'intensità, eccetera, oppure posso direttamente cambiare l'environment, cioè l'ambiente. Abbiamo tutti questi, diciamo, preset di diversi colori. Tra l'altro ve lo faccio vedere su un altro modello, ad esempio il casco, che se io cambio l'environment si vede proprio il riflesso nel casco. Un'altra cosa fichissima secondo me dei modelli 3D è questa, ovvero io ho creato il mio bellissimo modello di lattina in 3D. Se io vado sul menu 3D e clicco su View in AR, ci metterò un pochettino a preparare il modello, però guardate che spettacolo. Io praticamente sarò in grado di vedere nel mio iPad la lattina in realtà virtuale. Adesso andiamo a vedere che cosa è cambiato per quanto riguarda i pennelli. Allora, i pennelli li troviamo sempre qui. Hanno aggiunto la possibilità di salvare, diciamo, i pennelli recenti, cioè questo significa che se io vado a scegliermi un pennello e disegno, questo pennello me lo ritroverò qua nei recenti. E inoltre ho anche la possibilità di pinnarlo, cioè che rimarrà sempre qui in questa lista di pennelli in cima, oppure anche se voglio andare a ricercare dove qual è la famiglia, diciamo, del pennello, dove trovare questo pennello, clicco su Find e mi fa vedere dove era il mio pennello, in questo caso Inking. Inoltre abbiamo questa nuova opzione, che vedete qui è la barra, come al solito, della misura del pennello e questa dell'opacità. Adesso se io con una mano aumento la grandezza del pennello e clicco sul più, vedete che mi crea questi segnetti, perciò io posso andare a recuperare quale grandezza del pennello ho salvato, il che è molto comodo per esempio per chi fa line art. Hanno aggiunto anche più caratteristiche e opzioni per quanto riguarda quello che era lo streamline,
che adesso troviamo qua in Stabilization. Adesso ci sono vari dati che possiamo controllare, varie caratteristiche, tra cui Streamline Stabilization e Motion Filtering, strumenti che mi aiutano a avere più controllo sul mio pennello. Guardate Stabilization quanto sembra quasi magnetico, e anche Motion Filtering ti rende possibile avere un tratto molto preciso senza quelle imperfezioni che danno i micromovimenti della mano. Possiamo anche controllare la pressione meglio. Sembra quasi un disegno in vettoriale, cioè delle linee in vettoriale molto molto precise. Ci piace questa nuova opzione. Abbiamo poi questa nuova opzione che è quella dei PDF. Quindi proviamo a importarlo. E importiamo il nostro PDF. Adesso, incredibile ma vero, ho la possibilità di avere tutte le pagine del mio PDF in un unico file, il che è molto bene, anche perché se io volessi posso disegnare direttamente sul PDF. Noi andiamo a creare un nuovo livello. In realtà, che cosa succede? Ci crea una nuova pagina. Praticamente i livelli sono delle pagine, ok? Quindi nel momento in cui noi non vogliamo disegnare direttamente sulla pagina, ad esempio, ma vogliamo disegnare su un livello sulla pagina, mettiamo che voglio scrivere qualcosa qua o voglio mettere la mia firma, per esempio, posso farlo creando un nuovo livello vuoto e creando un gruppo di dei due livelli che mi servono. In questo modo io potrò tranquillamente scrivere sul mio PDF su un livello a parte. E invece voglio fare il mio personale PDF, io vado sull'iconcina della chiave inglese e andiamo su Canvas e attiviamo il Page Assist, ok? E qua mi appare la mia nuova finestrella con tutte le mie pagine. Come abbiamo visto, possiamo creare quante pagine vogliamo e ogni pagina può contenere gli elementi, insomma, possiamo creare nuovi livelli all'interno dei gruppi pagina e via. Questa secondo me è una cosa molto molto interessante. Ad esempio per i fumettisti, per gli illustratori che fanno ad esempio libri illustrati, perché ci permette di fare degli storyboard avendo già tutte le pagine vicine, cosa che prima su Procreate non si poteva fare. Un'altra novità molto molto interessante è questa che vi sto per mostrare. Allora, andiamo su Adjustments, Use Saturation and Brightness. Ok. Allora, precedentemente, cioè fino adesso, si poteva, diciamo, agire su tutto il livello, ok? Quindi se io vado a cambiare la tonalità, mi cambia la tonalità su tutto il livello, giusto? Adesso hanno aggiunto questa nuova opzione, Pencil, che io praticamente posso agire a fare delle modifiche utilizzando la mia penna. Quindi posso scegliere il pennello che più mi aggrada e posso, ad esempio, voglio agire su la tonalità e posso agire direttamente usando il pennello, ok? Quindi vado a creare la mia modifica e se cambio, se agisco su tonalità, ad esempio, mi cambia la tonalità, la saturazione, la luminosità e quant'altro. Cosa che secondo me è molto molto interessante. Un'altra opzione che hanno aggiunto è questa. Allora, andiamo sulla nostra iconcina Help, Advanced Settings, ok, e andiamo a cercare notifiche e descrizioni di colori, ok? Quindi attivate questo interruttore, torniamo sul nostro Procreate. E adesso praticamente se io tengo premuto su un colore, guardate che forte,
mi compare il nome del colore qui, molto molto interessante. E inoltre posso anche andare a cercarmi i nomi dei colori della mia palette qui su palette. Prima avevamo questa interfaccia qua, adesso abbiamo anche cards dove ci sono tutti i nomi di questi colori, di colori che stiamo usando. Allora, non so esattamente a cosa serva questa opzione, non sono sicura di quale sia l'utilità. Forse può essere utile per le persone daltoniche con problemi a riconoscere i colori, non lo so, fatemi sapere se avete capito qualcosa più di me. Però chi se ne frega, perché io personalmente adoro andarmi a vedere i nomi dei colori e questo tipo di organizzazione in generale, quindi ci piace anche questa novità. Questa era la panoramica sulle novità su Procreate. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra preferita e se volete altri contenuti di questo tipo seguitemi su Instagram e qua sul canale.